con molta calma, senza fare tante riprese, però vi farò vedere dopo tutte le sorprese che mi sono uscite. Quindi che dire, spero che anche voi abbiate avuto tantissime uova e a fra poco, ciao! Torniamo a noi, vi auguro di nuovo buona Pasqua. E prima di iniziare a scrivere, perché l'anno scorso è stato un casino nei commenti a fare le tragedie perché avevo avuto tantissime uova. Ok, anche quest'anno ho avuto tantissime uova, ma non è che io scendo e vado a comprare le uova, me le regalano tutti quanti: un'amica di mia mamma, mia nonna, mia zia. Non me le compro io le uova, non è che scendo e vado a comprare le uova così, yeah, compriamoci le uova, no. Non me ne compro neanche una io, me le regalo tutte quante. Quindi non scrivete commenti negativi, ma solo commenti positivi, perché i commenti positivi sono belli e mi fanno felice. Ok, passiamo avanti. Troviamo con questa mascherina che abbiamo visto molto tosta, che non ce l'ha davanti a noi. Questa mascherina super carina, che ora continuo un attimo con questa parte così. Questa mascherina che sono dei Super Wings, quindi loro. E è uscita la mascherina fuori e all'interno è uscita questa penna multicolore con oggetto qui, c'è un sacco di colori ed è davvero molto pucciosa perché è piccolina, mi piacciono le cose piccoline. E visto che oggi non ho nessuna busta da lanciare in aria, lanceremo loro in aria questi piccoli colli, quindi fuori uno, yeah! Che bello, mi piace lanciare le cose. Allora, mamma lo sposta un pochino le cose, se no le metto un pochino qua, così le vedete un poco meglio. Poi dall'uovo, questo qui, dei cucciolotti, quindi dove uscivano i peluche animaletti, è uscito lui, guardate com'è carino! È un leoncino, però penso una leoncina perché non ha la criniera. A me piace, l'ho deciso l'anno prossimo, farò regalare tutti questi perché sono più belli. Ed è anche un ciondolino ed è morbidoso. L'adoro. È super pucciato! E anche lui, quindi fuori due! Woo! Che bello! Poi, peschiamo. Ok. Dall'uovo delle super chicche, che ne ho avuti due quest'anno, purtroppo iniziamo a lanciarne uno. Wow! Speravo che ne uscissero due diversi, ovviamente. Due uguali, vuole avere due sorprese diverse, no? Mi sembra giusto che mi debbano uscire le stesse cose. Però, fa niente. Perché a me le super chicche piacciono tantissimo. Qua sopra, l'ho già montato ovviamente, abbiamo le tre super chicche che sono Lolly, Dolly e Molly, però non ne sono sicura e non so quali sono. E sono appoggiate qui sopra, qua c'è un unicorno, una distiva a forma di unicorno che c'è. È la vita. Io volevo questa sorpresa, però non ne volevo due. Allora, qua davanti, stavo dicendo, che si apre così e diventa una scatolina. E dietro è un portapenne, quindi per esempio prendiamo la penna dei Super Wings e la mettiamo qua dentro. E abbiamo già iniziato ad usare il nostro coso delle super chicche. E fuori 4. Woo! Ora passiamo avanti nell'uovo delle Winx, che era quello gigante, l'unico gigante, perché poi erano tutti maxi e mini. Cioè mini è quello normale, intendo. È uscita questa mega bambola che è enorme, cioè quanto è l'uovo un altro poco, di stella. Niente, ha le ali, ha la gonnellina ed è fatta, cioè è enorme. Guardate qua. Quanto è la mia faccia? È enorme comunque, ve lo giuro, ed è davvero molto carina. Vecchio, ti mantieni? No? Cadrai, vero? Va bene, ti voglio bene, Stella, quando fai così. Allora, lo appoggiamo qui, sperando che non... Dio! E comunque, poi un altro! Woo! Vabbè, è finito di dire, però fa niente. Poi, andiamo avanti. Nell'uovo delle principesse, mi è uscita... Dove è finita? Ah, ecco, stava qua davanti. Mi è uscita Biancaneve con il suo gattino. I conigli, sì, coniglietto, che era sulla poltroncina, sono davvero molto carini, però vi devo raccontare troppo una cosa. Io da quando sono piccola, quindi già da 4 anni, mi regalano quest'uovo delle principesse. E quindi mi aspetto che mi escono delle principesse diverse. Ma no, che da 4 anni mi esce sempre Biancaneve e Coniglietto, Biancaneve e Coniglietto.
faccio la collezione di Biancaneve e coniglietti. Top! Che poi Biancaneve non è che è proprio la mia principessa preferita, no, ma niente. Uscisse Aurora, mi chiama Aurora, magari, che... No, Biancaneve. E vabbè, addio Biancaneve. Wow! Ok, dovevo ritirare tutti questi cosi che ho buttato. E infine, ultima sorpresa, che è quella delle Trilli, che stavo dicendo, delle fatine, dove sta anche Trilli. Io speravo che mi uscisse Trilli, però non è uscita, vabbè. E mi è uscita lei, che sta sopra questa pallina fatta di fiori, ha le ali, che tipo sta volando, e guardate questa treccia che è enorme, mi assomiglia per qualche cosa, dai, perché ha capelli lunghissimi. E poi, dai, devo dire che da piccola pure questa mi piaceva molto, anche se speravo che mi uscisse Trilli, o quella azzurra, perché azzurro è il mio colore preferito, però non lo so come si chiamano, e yeah! E questa era un'altra sorpresa. Quindi ragazzi, queste qui me le sto avvicinando, sono tutte le cadute, quindi me la rimango così che è meglio. Queste sono... aspetta, mi stavo dimenticando di una cosa importantissima. Yeah! Ok, scleri, super sclerosi. Che dire ragazzi, vi riauguro per la terza volta buona Pasqua a tutti, e che avete avuto anche voi tante uova, belle. E che dire... tantissimi like, iscrivetevi, commentate e al prossimo video, ciao!